SIGEP 2019, siamo allo stand di Forno d'Asolo. Ci troviamo in compagnia di Enrico Leandro, il suo direttore commerciale, che però ci vada ad illustrare questa monumentale operazione di marketing e di esposizione qui al SIGEP, perché avete uno stand davvero strepitoso, forse uno tra i più belli dell'intera fiera. Buongiorno Enrico e bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Quest'anno volevamo stupirvi e penso, spero di averlo fatto. Il nostro è un grandissimo stand che raggruppa più che i marchi che noi gestiamo oggi, come Forno d'Asolo e Donatella Premium, un concept molto importante che è quello consulenziale nei confronti dei clienti. I prodotti ormai sono rinomati, i nostri prodotti, il servizio nostro è un servizio rinomato. Vogliamo passare anche alla parte consulenziale per i clienti. Il cliente deve un po' aprire la propria mente e quando parliamo di punti vendita sappiamo che l'effetto più importante del punto vendita è la vendita dei prodotti e noi aiutiamo i clienti a far questo, e questo è il concept di questo stand che presentiamo al SIGEP quest'anno. I metri quadri sono tanti, il personale a disposizione è tanto e tantissima è stata l'affluenza nel corso dei giorni scorsi. Anche oggi ci troviamo in un momento di pausa, se vogliamo, perché sono le 17:30 e dunque il flusso è terminato, ma in ogni momento questo mega stand era estremamente affollato. Assolutamente sì, sono stati 5 giorni impegnativi, vi assicuro che l'affluenza era notevole. Tendo anche a far notare che tutto il personale di cui parlavi prima è tutto personale della grande famiglia di Forno d'Asolo. Agenti che lavorano con noi, persone della distribuzione, persone anche specializzate nei prodotti, quindi tutto personale che ruota attorno alla grande famiglia Forno d'Asolo, perché il Forno d'Asolo è oggi veramente una grande famiglia di persone che lavorano quotidianamente e di clienti. E allora passiamo a ciò che avete presentato nel corso di questa 40ª edizione di SIGEP. Sono tante le novità, lo so, cerchiamo di riepilogarle in pochi minuti. Abbiamo allargato quella che è la nostra gamma dei Kraffen, dal classico Kraffen a Kraffen colorati, quindi con gusti diversi, ma abbiamo lavorato molto sulle farciture, quindi il cornetto Re Borbone rimane il cornetto nostro, il primo prodotto della nostra azienda. Abbiamo lavorato sulle farciture, come dicevo prima, quindi abbiamo il cornetto al miele zenzero, abbiamo il cornetto ai legumi, quindi non solo come farcitura, ma tante tante altre novità che le nostre persone presenteranno ai nostri clienti nel corso di quest'anno. Abbiamo presentato anche la linea di Donatella Premium, che vuol dire una pasticceria d'alta gamma che proporremo ai nostri clienti a breve e che oggi abbiamo presentato in anteprima al SIGEP di Rimini, dove consta di monoporzioni, di mignon e anche in un prossimo futuro anche di torte. E allora Enrico, mentre tu parlavi guardavamo i tanti dolci realizzati e presentati nel comparto dedicato alla Donatella Premium. Quali novità possiamo aspettarci da Forno d'Asolo per i prossimi mesi? Ecco, non solo ragionando in termini di prodotti dolci, ma anche ragionando in termini di prodotti salati. E chi ha potuto partecipare a questa occasione di SIGEP avrà visto che alla fine o all'inizio, dipende dai punti d'arrivo o di partenza della passeggiata all'interno della Galleria del Gusto, parliamo anche molto di prodotti salati, quindi le novità nei prossimi anni saranno anche sul comparto salato. E noi ne daremo notizia tenendovi informati attraverso orecanews.it. Enrico, grazie. Grazie a tutti, grazie anche a te.